Sono fiera di presentarti la ricetta delle fette biscottate senza uova e burro, perfette per la colazione con una buona marmellata o crema alle nocciole. Fidati, a livello di gusto non hanno nulla a che vedere con quelle che si trovano in commercio, perché queste sono molto più buone, ma hanno la stessa croccantezza. Per prima cosa prepara il lievitino con una bustina di lievito di birra, miele e fai sciogliere il tutto in acqua. Non occorre che quest'ultima sia tiepida, ma va bene a temperatura ambiente. Mescola e fai riposare questo composto per alcuni minuti. Secondo le istruzioni del lievito che ho utilizzato, che è quello dei tre mulini, ne sono bastati 10. Dopodiché inserisci anche la farina, amalgama bene con un cucchiaio, schiacciando eventuali grumi, copri con un asciugamano e lascia lievitare per 45 minuti. Il mio lievitino, come vedi, è diventato un lievitone, grazie alle temperature estive è triplicato di volume e guarda quante bolle che ha fatto. A questo punto puoi versarlo nella ciotola della planetaria. Insieme a farina, acqua, olio e zucchero. Lavora il tutto con il gancio per 10 minuti. Quando l'impasto risulterà ben incordato, puoi aggiungere un cucchiaino di sale. Attenzione, solitamente il sale inibisce la lievitazione, ma in questo caso no, poiché è inserito all'ultimo e quando il panetto è formato, quindi vai tranquilla. Copri nuovamente con un panno asciutto e lascia lievitare per almeno 2 ore. Ed anche in questo caso dalla lievitazione ho ottenuto un pallone veramente spettacolare. Sgonfialo leggermente trasferendolo su un foglio di carta forno leggermente infarinato e stendilo con l'aiuto di un mattarello formando un rettangolo. Abbi cura di non schiacciare l'impasto per non rompere la lievitazione, ma appoggia leggermente il mattarello. Ricorda, non deve venire sottile perché altrimenti avrai vanificato tutto il lavoro fatto fino ad adesso, ma deve avere una forma tale da poter essere arrotolata su se stessa, come vedi in video. Trasferisci il filoncino in uno stampo da plum cake da 30 cm rivestito di carta forno. Copri e lascia lievitare per l'ultima volta per almeno 3 ore. Deve arrivare al bordo dello stampo, come in questo caso. Spennella la superficie con latte, tuorlo o albume e cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. Dopodiché lascia raffreddare completamente. Questo passaggio è fondamentale per ottenere al taglio delle belle fette. E a proposito di taglio, il mio consiglio è di utilizzare un coltello seghettato, per intenderci quello che si utilizza per tagliare il pane, e di effettuare un taglio deciso. Ti mostro la differenza tra come l'ha tagliato mio marito e di come non sapevo tagliarlo io, giusto per farti capire come fare. E tra l'altro mio marito ne ha approfittato per assaggiare. L'ha fatto per assaggiarlo! Taglialo tu! Con mio marito rassegnato sul da farsi, ti dico che poi devi disporre le fette su una teglia rivestita di carta forno e per farle asciugare ti basterà cuocerle nel forno preriscaldato a 150 gradi per 20 minuti. Poi dovrai rigirarle e terminare la cottura per altri 20. Poi finalmente sarai pronto per gustarle. Sembra tanto lavoro, lo so, ma ti posso assicurare che non lo è. Il tempo mi è volato in questa preparazione e poi ne valsa veramente la pena.
Sono pienamente soddisfatta e sono sicura che questa sarà la prima di una lunga serie di volte in cui le preparerò. Buonissima. Molto meglio di quello in commercio. Manco il paragone. Fantastica. Poi sentito che bel croc che ha fatto. Fammi sapere cosa ne pensi e ricordati che mi trovi anche su Instagram con il nome di Irex Fornelli. A presto!